La scuola secondaria di primo grado Mattarella, che è la scuola dove ci troviamo, fa parte di un istituto comprensivo, che è l'Istituto Comprensivo 3 di Modena. Siamo collocati nella periferia sud di Modena, in un quartiere molto, molto misto. Da subito la strategia che gli insegnanti che hanno creato questa scuola è stato proprio quello di lavorare su autonomia e relazione. E quindi la prima scelta naturale è stato creare i dipartimenti. I ragazzi ruotano nella scuola, girano per le aule perché ogni aula appartiene all'insegnante e quindi a piano terra ci sono i dipartimenti di italiano, sopra c'è quello di matematica e scienze, quello di lingue. Questo ha dato subito un'impronta di massima autonomia. Il fatto di stare sempre in classe un po' in qualche maniera comprime l'atmosfera e invece il fatto di girare per la scuola fa sentire ai ragazzi che sono della scuola e contemporaneamente anche il personale sente che i ragazzi sono di tutti e non soltanto di una classe. Ogni studente ha un suo dispositivo, questo favorisce la partecipazione, il mettere in gioco i propri talenti, se lo studente non può la scuola glielo fornisce in comodato d'uso e quindi oltre ai libri in qualche modo abbiamo uno strumento tecnologico per fare scuola. Questo favorire la didattica attiva ha fatto sì che negli ultimi anni, proprio per potenziare il fatto di, io lo chiamo tenere i ragazzi nel cerchio, tenere i ragazzi dentro scuola, al tempo stesso aprire la scuola al territorio, abbiamo creato i club che sono laboratori multidisciplinari, noi le chiamiamo le STEAM Sisters, sono materie e non materie, dove dentro ci sono varie materie e al tempo stesso il tutoraggio. Questo viene fatto con l'aiuto di insegnanti di sostegno che quindi non fanno soltanto l'uno a uno nel sostegno, ma lavorano davvero con porzioni intere di classi e al tempo stesso è davvero un elemento efficace nella lotta all'abbandono, perché significa che proviamo a seguire tutti quanti secondo un curriculum personale. Noi consideriamo l'anno scolastico come un unico periodo, naturalmente da norma, da decreto legge, noi diamo la valutazione finale con i numeri come sempre, però nel corso d'anno facciamo una valutazione formativa che chiamiamo narrativa. Scriviamo una lettera al ragazzo, tra le varie valutazioni che diamo, in cui diciamo, ecco, hai fatto del tuo meglio, ecco, stai migliorando, ecco, cerca adesso di dare di più, proprio con l'idea di non abbandonare nessuno e che il voto non sia un sistema per selezionare, ma, come dice la Costituzione, sia un sistema per rimediare alle difficoltà di tutti. Quando siamo partiti avevamo all'incirca una decina di casi di abbandono. Ovviamente col lavoro che si prova a fare, per cui si tenta di tenere i ragazzi dentro, di valorizzare le loro competenze, di non seguire soltanto il leggere, scrivere e far di conto, ma anche di valorizzare quelli che noi chiamiamo i talenti, attualmente abbiamo un livello zero. Addirittura portiamo all'esame, facciamo parlare per 15 minuti nel famoso colloquio multidisciplinare anche i ragazzi che davvero hanno delle storie di studio, delle storie di scuola faticose. Uno dei problemi della, chiamiamola l'antica, scuola media è il progettificio. Si fanno tanti progetti ma per pochi. La caratteristica forte di questa scuola è invece fare pochi progetti individuati ma per tutti, quindi per tutti è 300. Questo secondo me è un elemento forte per includere tutti quanti, anche i ragazzi che hanno delle effettive difficoltà di apprendimento. Un'azione così dove saperi, accompagnamento, inclusione, tecnologia si mettono in gioco richiede moltissima formazione per gli insegnanti e contestualmente moltissimo coordinamento tra di loro.